Bombing Master Force 2 Zerkrix Ninja. Sapete, con le due ultime settimane di scuola che ho avuto, pensavo che non sarei mai più riuscito a dire una cosa di questo tipo. Ah, che bello, siamo nella parte bonus di Mega Master Force 3. O meglio dire, sarebbe bello se io fossi riuscito a usare i trucchi. Invece no, ha vinto il vostro dannatissimo buonsenso. Sono incapace di mettere i trucchi per le carte. Questo vuol dire che quando arriverà il momento, e purtroppo arriverà, io dovrò cercarmi tutte le 150 le carte standard. Che gioia! Sapete? Non saprei neanche io cosa dire, effettivamente. Non saprei neanche io se farlo prima della parte bonus, questa raccolta di carte. Quando verrà nella parte bonus? Non so veramente a che punto parla. E, tra parentesi, devo dannatamente comprarmi dei mantelli. Comunque, se non avete capito dove sto andando, sto semplicemente tornando nel punto che mi è stato indicato, cioè alla base di Vega, perché ci hanno scritto una mail da una persona che io ho francamente riconosciuto, ma odio spoilerare le cose, e se non siete idioti l'avete riconosciuto pure voi. Se invece... aspettate, muoio a destra, accendo la biglietta a sinistra. Ok, non andare a sinistra. Se invece effettivamente non avete riconosciuto la voce, allora ritornate indietro, riguardate... No, dove è andato quell'uomo? Chi lo sa adesso? La voglia che deve avere uno per rifarsi sto labirinto, ragazzi. La voglia. Veramente ci voglio notare. Ciao, Hollow! E andiamo. Ok. Vengo a tirare Foot Alt. Frammento Indie 4. Perfetto. Ok, penso possiamo andarci. Perché non sfido Tollo? Perché non mi andava, francamente. E non ho il trovacarte. Farò un video magari a parte, dove faccio vedere il trovacarte. Ok, ragazzi. Allora, non chiedetemi dannatamente il perché, ma l'oggetto che abbiamo trovato si chiama Flute Out. Ecco qua. Porca miseria. Allora, un pianeta dall'aspetto sinistro somiglia alla Terra. Semplice fatto di osservarlo provoca una spiacevole sensazione. Detto così, non vuol dire dannatamente nulla. Ok, stavo dicendo, dobbiamo portarlo nel punto più alto della città, che non è l'antenna di luna. Oh, è l'antenna di luna, sapete che non ricordo? Ah, sto diventando vecchio per giocare a questo gioco. Comunque, se sentite che ho una voce... ecco, sì. È perché sono influenzato da non so quanto tempo, e con tutte le verifiche che, che ho avuto, ho fatto il tempo da ammalarmi. Riammalarmi, in realtà, ma questo è tutto. Ok, qui, esattamente qui, nel punto più alto della città. Ma cosa? Il mio corpo emana luce! Attento, ragazzo, avverto una potente onda M qui vicino. Wow! Un po' di storia finalmente, oserei dire. È quel globo! Ah, che energia! Ehi, non è un globo qualunque. Quel cosa ho detto? Guarda, un parco dimensionale! Chi c'è? Grazie. Hai appena aperto il varco per il mondo parallelo. Sta andando tutto come nel mio copione. Ehi, ragazzo, quella voce proviene dal varco. Diamoci una mossa. Il tuo ruolo in questo spettacolo è finito. Ora questo mondo appartiene a noi. Cosa vuoi? Cosa intendi fare? Ci rivedremo presto. Se n'è andato. Cosa cavolo sarebbe un mondo parallelo? Ehi, ragazzo, ho appena sentito una frequenza molto intensa. È dalla parte opposta del varco dimensionale. Attraversiamolo! Prima di entrare, però, noi siamo delle... giocatori professionisti di Mega Man 15. Ho appena visto che ho 59 carte standard, voglio morire. Me ne mancano 91! Ok, sto morendo. Eh?
Siamo tornati a Ecolet? C'è qualcosa che non mi convince. Un Hertz? Aiuto! Che succede? È Taurus Fire! Taurus Fire? Dove? Dietro di te! Wow! Oh, guarda! Seguendo un Hertz ho trovato una preda più gustosa. Bud, cosa ci fai qui? Bud? Chi sei tu? Attento ragazzo, non rilevo la presenza di Bud qui intorno. Quello non è Bud. Smettila subito di blaterare. Ho fame. Arriva! E c'è un Hertz in mezzo. C'è un dannato Hertz in mezzo. Come faccio a combattere senza ferirlo? Taurus Fire IF! Porca mia! Voi avete presente che una potenza così inaudita non ce l'avevano nemmeno gli amministratori dei Snow. È difficile, Gisus? No, non è difficile. Per niente proprio. Spero di averlo beccato perché sennò mi sentite da qua alla fine del tempo. Non faccio la doppia tribù, sarei stupido. Oddio, sta lampeggiando. No. Ok, lo ammetto, sei forte, sei decisamente forte. Direi che possiamo provare quella ventina di volte e poi demordere. Scherziamo! Ah, togli 200 per l'uomo! E mi schiva gli attacchi come se niente fosse, mi serve. No. Potrei parare. No, ha superato. Ecco, non lo. Oh, giusto attacco, perché lagga tutto? Una barriera, grazie. No, ok, paralizzarlo si può. Il problema è che se mi tocca mi fa tre quarti di vita di danno. Il problema è che non posso non toccarlo. Ah, vedi, c'è... Porca la miseria. Cosa fai? Ok. Ok, se siete Zerker effettivamente non è difficilissimo tenere la bada cheat, me la sono appena cheatata. Oh, visto che siamo in combo, non vedo perché no. Ok. Ok, mi tengo il colpo caricato perché... Non ho detto questo, voglio fermare questo. Mi tengo il colpo caricato... Stai scherzando? Ho finito le mie carte? No, aspetta, non è uscita valanga. No! Ho uno, ho 150. Ok, si ragiona. Fermo lì. Allora, in teoria Sinuncin è una carta che sotto il ghiaccio gli fa il doppio. No, non gli fa il doppio. Sono straconcentrato, non avete idea di quanto io sia concentrato. Stai scherzando? Io ho due invisibili nel mazzo e compaiono a fine. Ma muorici. Nemico eliminato! Taurus Fire IF! Secondo tentativo! Perdonatemi, potente Apollo Flame! Ah! Arg, però sei più un pirata. Fatelo dire. Quello non era Bud? Ehi, guarda in alto. In alto. Wow! Questa non è la nostra Iconet Mega. Ehi, tu, siamo Iconet? Certo, questa è Iconet.
Apollo Flame ha devastato questo posto appena pochi mesi fa. Devastato? Ehi, un momento, perché nessuno mi aveva avvertito? Neanch'io lo sapevo. Cos'è successo? Com'è stata distrutta? Non lo sai? È stata colpa dell'arma di Mu. Cosa accidenti sta succedendo qui? La voce che abbiamo sentito a Econet parlava di un mondo parallelo. Parallelo? Ora capisco. Mega, so dove ci troviamo. È un mondo parallelo, non è il nostro mondo. È un futuro alternativo in cui gli umani hanno perso la forza legame e non hanno evitato il presagio di rovina. Un futuro alternativo? Non so bene come mai tutto ciò sia possibile, ma una cosa è certa. Qualcosa di molto potente ha devastato questo mondo, che in qualche modo si è connesso al nostro. Quindi questa cosa potente vuole entrare nel nostro mondo? Può essere. È colpa mia, se non avessi raccolto quel globo... Ehi tu! Sì? Hai parlato di un certo Apollo Flame? Sì, è il corpo M nato da Mu. Ora sta riposando per ricaricare le sue riserve energetiche. Potrebbe essere la nostra occasione. Sì! Lo troveremo per distruggerlo prima che si risvegli. Non credo sia un'onda amichevole. Temo che battere Apollo Flame non sarà affatto facile. Dobbiamo sbrigarci. C'è un luogo di Econet collegato ad Apollo Flame. Grazie. Vai a nasconderti da qualche parte. Ricevuto! Oh, come ti chiami? Sono Megaman. Ok ragazzi, non voglio ancora fermarmi qua perché capisco perché questo episodio effettivamente durerebbe troppo, davvero troppo poco. Direi che esploro solo quell'ondina lì piccolina e dopo vado al prossimo step, eh? Recupero 300, sputtaci sopra, ok, ce l'ho fatta. Ah, ho accelerato un attimo perché sennò non finivo più. Ma devi salvare, tra parentesi. Quanti punti vita ho? 318. Ma giusto perché mi voglio un attimo bene. Ecco. Giusto perché mi volevo un attimo bene. Voilà! Ho accelerato. Sapevo che saresti venuto. Sono Dark Phantom IF. Che peccato, non c'è posto per voi due nel mio copione. Tutto sta procedendo secondo i piani. Non abbiamo tempo per un debole come te. Dov'è Apollo Flame? Che caratterino. Ma la tua insolenza finisce qui. Presto il tuo mondo verrà completamente raso al suolo. Senza gli umani tra i piedi, mi stavo annoiando a morte. Grazie per avermi portato la chiave per varcare le dimensioni. E tu saresti un eroe? Hai condannato il mondo con le tue stesse mani. Davvero tragicomico. Ehi ragazzo, fallo tacere e continuiamo a cercare Apollo Flame. Così non va. Il pubblico non deve salire sul palcoscenico. Il protagonista è sempre il più forte. Credi forse di potermi fermare? Arriva. Battaglia d'onde, in azione! Effettivamente, cosa c'entra Apollo Flame con... Scusate, Dark Phantom con tutto questo? E sempre quel bug reel. Intendo dire, tecnicamente no, ci tengo troppo a paralizzare la gente. Effettivamente questo tizio qui l'abbiamo battuto con la caduta di Mu. Guardatelo, cioè guardate quanto è veloce e con l'attacco non lo posso parare. Questo sì, fortunatamente, almeno quello. Guardate quanto è veloce. Fortunatamente è molto ripetitivo nel movimento. Se anche troppo ripetitivo, devi dire, ma fai sempre un male cane, caro mio. Ok. Tempistica, ragazzi. Semplicemente tempistica. Ok, quella è... Non me l'aspettavo. Terrei sì effettivamente per un contrattacco mica. Ok ragazzi, non fermiamoci qui. Ok, purtroppo morto. Ma ci sta, sono forte. Perché? Che t'ho fatto? Che t'ho fatto? Seriamente? Tu hai un moveset? Rispettalo! Adesso parti con la turbina eolica. Lo sapevo! Guardate! Guardatelo!
vabbè. Sto sclerando ed è solo il secondo IF. Ho gli invisibili, ma gli attacchi che mi fa lui, per la maggior parte, tolgono l'invisibile. Quello toglie l'invisibile, per esempio. E tra parentesi, non posso andare sul veleno, perché se vado... No! Aveva pure smesso di... Stavo vincendo, però non mi parla. E va. Il tempismo, signori. Il tempismo che non ho. Basta schivare! Ok, cioè ho sprecato 27 carte e non mi puoi dare due carte di contrattacco? Ma seriamente? Ok. Ha! T'ho fregato io. Non mi aspettavo quella mossa, francamente. Effettivamente dopo il coso viene quello. Questa è la volta buona, ok. Questa deve essere la volta buona, perché se non è la volta buona, sclero. Ok, è per forza la volta buona, via, cioè. Faccio prima questa, perché è doppio. No, 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 no. Non fa tutto il calmissimo, eh. Se fa... fa il doppio, ok, eliminato. Anche se mi sconfiggi, il tuo futuro non cambierà. Presto il potente Apollo Flame sarà tra noi. Sappi che il varco dimensionale qui dietro di me conduce direttamente al potente Apollo Flame. Purtroppo è stato sigillato dai sette corrieri. Dovrei eliminarli tutti per riaprire il varco dimensionale. E non aspettarti che ti stendano un tappeto rosso, ovviamente. Si alza il sipario. Un bel applauso per il nostro eroe. Davvero stai morendo e quelle sono le tue ultime parole, seriamente? Ma va bene, io chi sono io per giudicare? Non abbiamo tempo da perdere, ragazzo. Lo so, andiamo. Ok, ragazzi, ma... per oggi con il lag mi fermo qui. Nei prossimi episodi sicuramente cercheremo un modo per potenziarci, e per farlo il modo più veloce tra virgolette è quello di fare le quest di Luna, Zack, Bud e Sonia. Sono una vera rottura di scatole. Addio, quella di Zack è interessante, le altre per lo più sono una rottura di scatole, ma vanno fatte, perché come vedete mi aprono il deretano, si può dire. E quindi, ragazzi, se vi è piaciuto, secondo me, mettete mi piace, iscrivetevi, e se volete che scleri di più, ditemi che non devo potenziarmi. Quello sicuramente è un modo giusto per farmi sclerare. Bella, ragazzi.